Buonasera a tutti, ben ritrovati qui dai campi del Real Poggio per l'ottava giornata del campionato Luciano Spalletti, l'edizione degli allenatori del Napoli, parte dei tornei Skies. Si affrontano stasera qui sul campo Spacciati FC alla destra della telecamera contro Diablos alla sinistra. Arbitro che ha fischiato l'inizio della partita, quindi si parte con palla ora Vitulli, ora portiere Salice, forte pressione da parte di De Crescenzo. Conquistano possesso del pallone di Diablos, ancora con Vitulli, lancio in avanti a cercare Palumbo, trama che nella scorsa partita dei Diablos è stata fondamentale per garantire un vantaggio iniziale che poi non si è concretizzato. Vedremo se utilizzeranno questa stessa tattica anche stasera contro una squadra comunque solida, ben rodata, che infatti vediamo in testa al girone. Problemi momentaneamente con il pallone, si chiede un cambio. Pallone che ritorna in gioco, riparte ora da Conte per Brancaccio. Arrigo dialoga sempre attraverso Brancaccio, lancio in avanti, cercare De Crescenzo, niente da fare. Allora Palumbo controlla con il petto, trova Vitulli, bene in avanti per Palumbo, anticipato da Conte. De Crescenzo, bravo a liberarsi dalla pressione degli avversari, scende verso il campo De Crescenzo, serve Caputo, Caputo prova a spostare il pallone e metterlo in mezzo, niente da fare, ottimo recupero da parte della difesa dei Diablos che riescono a ritrovare quindi il possesso. Vitulli con lancio in avanti che sembra in realtà diventare un vero e proprio tiro, pallone che finisce alto sopra la traversa, trama da dimenticare. Possesso affidato ora ai piedi del portiere Brancaccio, cambia il destinatario, stesso ruolo, si riparte. Murano porta palla in avanti, ottima la chiusura da parte di Conte, quindi De Crescenzo, ottima la parata di Salice che si distende con la gamba a destra a murare il tiro, e quindi dei Diablos la prima azione della partita. Pardon, dei Spacciati FC. Caputo ha la palla sulla zona della linea dell'out, laterale sinistro, la perde. Ripartirà Vitulli, lancia in avanti Brancaccio, comodo con le mani in due tempi. Arrigo serve su lungolinea Caputo, Caputo molto bravo a fare slalom tra gli avversari, va in porta, ottima parata di Salice. Ancora De Crescenzo dal limite, doppio rimpallo, forse qualche batte e ribatti, contatti tutti giudicati irregolari da parte dell'arbitro, e quindi si continua. Palumbo, ottima la sponda per Murano, va con il destro, pallone fuori, quindi altra occasione da dimenticare da parte dei Diablos, ma si fanno sentire, si fanno notare in partita. Attenzione, errore qui grossolano da parte di Arrigo, recala palla in posizione pericolosa, altro regalo, si sente un po' il clima natalizio per ora, tanti regali da parte di entrambe le squadre in fase di impostazione e d'attacco. Tiro qui da parte di De Crescenzo che termina al lato della porta di Salice, e possesso quindi che ritorna ai Diablos che impostano da Stolder, ora Vitulli, bene al centro per Murano, si gira, prova a danzare sul pallone, ottimo lo stop di Palumbo, un po' meno il controllo, fischia l'arbitro per il gioco da terra. Occasione ghiotta con la punizione di seconda per gli Spacciati FC sul pallone De Crescenzo.
iniziamo. Sì, sistema Palumbo in barriera. Parte De Crescenzo. Hai capito che era di seconda? Palo con l'arbitro che lo rimprovera per la punizione di seconda, battuta in realtà in un tempo solo. Attenzione ora a Vitulli. Prova un taglio diagonale per Murano, che però non intende le intenzioni del compagno. Quindi palla ancora agli spacciati. Caputo bene in avanti per De Crescenzo. Temporeggia. Si ritorna da Brancaccio. Ora Conte. Caricato da Palumba. Palumba. Lotta De Crescenzo con Murano. Stolder perde tempo nella gestione della palla. Ora si riparte da Conte. Ora Arrigo contro Palumbo. Ancora Arrigo. Lancio in avanti per De Crescenzo. Prova a stoppare con il petto. Riconquistano palla i Diablos. Molto bene con Palumbo ora, che serve Stolder. Si ritorna da Vitulli. Vitulli prova ad andare in porta. Pronta la risposta di Brancaccio a mettere la palla sopra la traversa e regalare quindi il corner ai Diablos. Cambio nelle fila dei Diablos. Entra Farias al posto di Morano. Frattempo Palumbo alla battuta. Serve il nuovo entrato Farias. Scambio tra i due. Va Palumbo verso la porta. Trova solo l'esterno della rete. Quindi pallone che può ripartire dalle retrovie degli spacciati. Riescono a guadagnare una preziosa rimessa laterale nella zona offensiva. Conte non si intende, o quantomeno poco preciso il passaggio per Caputo. Palumbo lotta sul pallone, prova un suggerimento nel mezzo per Farias che non riesce. Conte molto bravo a lasciar sfilare. Cambio anche tra le fila degli spacciati FC. Morfè che entra al posto di Conte. Quello ora a duellare sul pallone, che termina tra le braccia serene di Brancaccio. Morfè bene per Arrigo. C'è un fischio da parte dell'arbitro per un fallo, forse da parte di De Crescenzo. Vieni qua, grazie. Nei confronti di Stolder, e quindi palla che ora capitola tra i piedi di Vitulli. Parte Vitulli. Pallone alle stelle. Conclusione da dimenticare. Dopo quasi 10 minuti di gioco, risultato ancora bloccato sullo 0-0. Occasioni che non hanno impensierito ai portieri, salvo un tiro di De Crescenzo verso Salice, che si è fatto trovare pronto con la gamba destra. Bravo Farias a percorrere il campo, fermato da dietro da Caputo. Riesce comunque a riconquistare una rimessa in posizione notevolmente avanzata. Attenzione, va in porta Stolder dopo il gran suggerimento da parte di Farias. Prima vera occasione per i Diablos, che ora però sciupano tutto
con un pallone per Vitulli che non riesce a controllare bene il pallone, e quindi la palla che ritorna agli Spaccetti. Siamo un'azione pericolosa pari, se vogliamo definirla così, dopo il tiro in precedenza di De Crescenzo murato da Salice, e ora con la conclusione da parte di Stolder verso Brancaccio, che ha trovato comunque una pronta risposta. Altra trama per De Crescenzo, che comunque non riesce. Pallone ora affidato ai Diablos. Bravo Farias, scarica per Vitulli, poi si va verso la diagonale sinistra. Farias prova a nascondere bene il pallone, prima con la suola, poi va in porta. Ottima la deviazione di Morfè a sventare un pericolo creato da Farias con una grande azione personale. Vitulli aggancia male il pallone, poi anche Stolder. Morfè scarica bene per Arrigo e si inizia quindi da dietro. Morfè in avanti per De Crescenzo, prova a sostare il pallone, la difende con il corpo, dalla pressione di Vitulli. Arbitro è proprio lì a giudicare eventuali contatti fallosi, che infatti vengono evidenziati dal fischio del giudice di gara. Avanti il pallone. Si appresta De Crescenzo sul pallone. Parte De Crescenzo con il destro, pallone che entra, e quindi c'è il vantaggio per gli Spacciati. Gol di De Crescenzo, ci aveva provato già prima su punizione, ci riesce ora, tutto regolare, ed è quindi 1-0 per gli Spacciati. Gol di De Crescenzo, l'uomo che si è fatto sentire di più in questi primi minuti. Devono cercare di recuperare lo svantaggio ora i Diablos, prima che sia troppo tardi, che possa essere in qualche modo dannoso ai fini della partita, come è successo nella scorsa giornata contro i Brazilians. Attenzione, Caputo a tu per tu, serve De Crescenzo, disturbato dal grande recupero difensivo di Murano. Non riesce ad assestare il colpo del 2-0, poteva essere un pericolosissimo back to back per De Crescenzo, che però non si concretizza, e quindi il pallone ritorna ora ai Diablos. Avanza Arrigo, va addirittura in porta con il sinistro, Salice spedisce il pallone in aria e poi fuori. De Crescenzo cerca i movimenti dei suoi, va col tacco Morfè. Ottima parata di Salice, che si fa trovare prontissimo a respingere ancora una volta, un'altra occasione per il raddoppio da parte degli Spacciati. Brancaccio va con il destro, occasione alta, niente da fare. Stolder è molto bravo a trovare Murano. Farias verso il centro, trova una trama in verticale che però non trova riscontro. Quindi di nuovo pallone agli Spacciati. Piano, lungolinea di Caputo, servito da Arrigo inizialmente. Ora il pallone ritorna tre piedi prima del portiere e poi di De Crescenzo. Ora ancora Caputo. Caputo va con il destro, pallone alto sopra la traversa che finisce addirittura fuori dalle limitazioni del campo. Stolder ancora preso da due avversari. Palumbo caricato bene da Caputo, che perde gli occhiali. Murano per Palumbo, sotto porta recuperato in maniera egregia da parte di Morfè. Farias va in lungo verso Murano, anticipato dall'ottima uscita di Brancaccio.
Pallone ancora, anzi pallone dei Diablos. Però ne ha affidato la gestione dalle retrovie, che trova una trama in verticale per Farias in questo momento. Non si intende bene con Palumbo, aveva anche Stolder alla propria sinistra. Non è riuscito a concretizzare questa azione d'attacco. Diablos un po' sciuponi, sciupatori se così vogliamo dire, in questo inizio di gara. Bravo, guarda Isi, guarda il pallone. Palla a Morfè, torna da Brancaccio. Verticale verso De Crescenzo, la difende col corpo, prova a girarsi. Subisce un fallo De Crescenzo. Intervento irregolare da parte di Palumbo. Ed è un'altra occasione fotocopia come quella che ha garantito il vantaggio per ora agli spacciati. Vedremo se le trame saranno simili, se si ripeteranno. Ancora De Crescenzo, posizione fotocopia rispetto alla precedente. Parte De Crescenzo col destro, pallone sul fondo, entra in campo Vitulli, lascia spazio Stolder in campo al compagno, lancia in avanti di Salice, molto bravo Morfè a respingere. Nel frattempo è entrato in campo Rullo per gli spacciati, prendendo il posto di Caputo. Vitulli prova a servire in avanti, niente da fare. Ancora possesso Diablos, lancia in avanti da dimenticare. Palumbo però apprezza l'idea da parte del compagno. Si ripartirà da Brancaccio. Ora Morfè in avanti per De Crescenzo. Salice con un'uscita un po' confusionaria, un po' artificiale, è costretto a rinviare con i piedi e a mettere la palla in rimessa laterale. Ancora De Crescenzo, ottimo Salice che si distende a terra per respingere la conclusione di quello che al momento è l'uomo partita per gli spacciati. Pallone ancora in possesso degli spacciati. Rullo prova ad andare in mezzo, niente da fare, ottima la presa di Salice, bene, comoda il tempo. Si rifugia avanti da Murano. Scambi molto rapidi tra entrambe le squadre, possessi molto brevi. Partita per ora poco intrattenente, tranne pochi lampi dei singoli. Arriva ancora De Crescenzo, bravo Vitulli a murare. Rullo, ci aveva provato Morfè, chiedo pardon. Pallone che era terminato alto al lato della porta, quindi da dimenticare. Bravo Palumbo qui a stoppare, vedremo. Si inventa infatti un tacco per Farias che non riesce a controllare bene. Ancora palla a Palumbo, vedremo se si inventerà qualcosa di nuovo. Molto bravo Morfè a spostare il pallone con la scivolata. Ancora possesso Diablos. Attenzione ai movimenti in aria di Farias e Palumbo. Battuta di Murano che non trova alcun riscontro in aria. Brancaccio allarga per Arrigo. Si ritorna all'estremo difensore degli spacciati. Lancio in avanti. De Crescenzo riesce ad agganciare in qualche modo e riesce anche a conservare il possesso del pallone dopo la deviazione di De Crescenzo. Che partita di Vitulli, pardon, che partita per ora di De Crescenzo, che prova addirittura la girata, niente da fare, ben murata la difesa. Allora Murano, poi Farias. Ora Farias lotta sul pallone, serie di batti e ribatti, pallone che capitola poi tra i piedi di Morfè e quindi nella zona degli spacciati. Ora Brancaccio, Arrigo ancora con il suggerimento lungo linea, trova stavolta De Crescenzo, molto bravo Vitulli a fermarlo, sembra averlo preso quasi a uomo
c'è la rete, dove? Cambio. Rimessa battuta in maniera irregolare, quindi c'è il cambio possesso, pallone che passa ora ai Diablos. Palumbo riceve in zona mediana. A buttare il pallone in avanti. Niente da fare, possesso perso, ancora De Crescenzo, lotta sul pallone, cade e poi si rialza. Subisce numerosi contatti che l'arbitro infine giudica irregolari. E quindi ancora punizione, stavolta da posizione arretrata, ancora di nuovo De Crescenzo sul pallone. Parte De Crescenzo col destro, pallone alle stelle, non è riuscito a replicare la magia di prima che ha portato il vantaggio alla squadra degli spacciati. Partita che si sta complicando, un altro errore da parte di Palumbo in fase di costruzione per i Diablos, che per ora stanno soffrendo notevolmente quella che è la manchevolezza, una certa dose di sufficienza durante la manovra di d'attacco. Rullo prova a gestire il pallone con la suola, se la allunga troppo e quindi sarà rimessa per i Diablos. Come dicevo prima, ancora numerosi scambi di possesso da parte delle due squadre, non riescono a concretizzarsi al momento in maniera definitiva quelli che sono gli sviluppi delle azioni da parte di entrambe le squadre. Vitulli prova un lancio che termina però fuori dal campo. Rigò batte Brancaccio, ancora Rigò, sempre in lungolinea, anticipato stavolta da Crescenzo, va Stolder con il destro. Brancaccio salta per cercare di coprire la propria zona di interesse, non ce n'è bisogno, pallone che termina in realtà neanche tanto sopra la porta, ma comunque aveva giudicato bene Brancaccio. Non si intendono Rullo e De Crescenzo. Allora ora va Vitulli, Brancaccio in tuffo, bravissimo a respingere un'altra golosa occasione da parte dei Diablos. Ci arriva Vitulli, allora è solo De Crescenzo, va con il destro, pallone alto sopra la traversa, ritmi altissimi in questa fase di gioco. Diablos che devono saper sfruttare quelli che sono gli errori avversari. Palumbo lascia sfilare. Ottimo il muro di Morfè. Stolder aveva provato ad appoggiare con il piattone sinistro, niente da fare, pallone che termina sul fondo e si riparte quindi da Brancaccio, che sembra quasi in un'aura con i fari che lo illuminano esattamente dietro di lui. Morfè chiama la calma verso Rullo, che si sta muovendo in maniera continua tra la difesa dei Diablos senza trovare però mai un'applicazione pratica. Pallone in avanti di Brancaccio, molto bravo De Crescenzo a stoppare Salice, si immola e riesce a fermare la conclusione che era diventata pericolosissima dopo l'errore da parte di Stolder in marcatura. De Crescenzo serve a Rigò, che va con il sinistro, pallone sull'esterno della rete e quindi possono ripartire ora i Diablos. Vitulli va in avanti, Rullo ci mette la faccia in tutti i sensi. Altri cambi, minuti finali di gioco, anzi un minuto, ultimo giro di lancette per questo primo tempo. Vitulli riesce a mantenere il possesso grazie a una deviazione di De Crescenzo. Può andare avanti ora Farias, serve Stolder, ancora Farias, va con il destro, prontissimo Brancaccio, poi di nuovo Farias che aveva provato a sfruttare una ribattuta con il sinistro, pallone che termina sul fondo. Sì,
Bravo Stolder a servire Farias in avanti. Scarica ancora per Stolder. Dialogo tra i due che non riesce. De Crescenzo muove il pallone con la sola. Ultimi secondi di gioco. Ancora De Crescenzo va col destro. Allarga per Arrigo. Arrigo non si intende bene nel controllo. Pallone che passa ai Diablos. Ultima azione per ora del tempo. Farias, Farias col destro. Brancaccio a murare e respingere, negando il pareggio ai Diablos in questo fine di primo tempo. Vediamo se riusciamo a pescare qui De Crescenzo per due parole all'intervallo. Stiamo vedendo molti lanci verso la tua zona in attacco, è quella la chiave della partita per ora? Sì. Ci sono state notevoli occasioni da punizione sulla destra per te. Da lì si è sbloccata la partita, raccontaci un po'. Me la sono sentita tirare basso e è andata bene, speriamo bene. Bene, lasciamo ora andare De Crescenzo. Bocca al lupo per il secondo tempo. Torniamo in campo per il secondo tempo. Risultato per che vede favorevoli in questo momento, favorevoli e favoriti allo stesso tempo, gli spacciati. Avanti 1-0 grazie alla grande conclusione di De Crescenzo, che ha trovato la porta da una punizione sulla destra. Lui stesso al momento dell'intervallo ci ha detto di aver visto l'angolino basso, se l'è sentita, ci ha provato e il campo gli ha dato ragione. Pallone che torna ora in possesso dei Diablos, torna tra i piedi di Salice, ora Vitulli. Diablos che devono provare a fare qualcosa per cercare quantomeno un pareggio. Stanno soffrendo molto la manovra d'attacco. Attenzione qui a Caputo, fermato bene da Murano. Prova ad andare in avanti da Farias, in qualche modo il pallone arriva proprio al destinatario inteso. Ancora Farias, si gira. Vitulli va in avanti da Stolder, non ci riesce. Pallone che ripartirà quindi da Brancaccio. Ancora il portiere Brancaccio, Morfè. Dialoghi continui tra i difensori. Lancio ora lungo di Brancaccio e non riesce, ma continua il possesso da parte degli spacciati. Ancora Caputo sulla fascia destra, buona la finta col destro, va in porta Conte quasi a murare il tiro del compagno, gli nega un'occasione molto ghiotta, occasione del raddoppio per gli spacciati, sventata dagli stessi compagni. Farias molto bravo qui ad agganciare con il tacco, era arrivato sotto porta, recuperato in maniera egregia da parte di Conte. Brancaccio serve Conte, ancora Brancaccio, ancora Conte, scambi continui tra i due. Avanza ora Conte, bene, la porta avanti con la suola. Farias la tocca quanto basta per fermare la manovra offensiva. Rullo, bene lo scambio con Conte, non riesce ad agganciare Caputo, si riparte ora da Murano. Murano per Farias, vede il suggerimento per Stolder con il sinistro palo e poi arriva Farias, molto bravo a sfruttare l'occasione che si era presentata dopo il palo di Stolder, e quindi arriva il pareggio per i Diablos, 1-1. Ando, 1-1. Occhio, occhio. Partita molto bloccata per ora, si è visto solo due gol all'attivo all'inizio del secondo tempo, di cui uno su palla inattiva e l'altro su una ribattuta. Hanno abbassato la guardia gli spacciati in questo avvio di secondo tempo. Sono stati subito puniti da Farias dopo la grande conclusione di Stolder, che si era spenta inizialmente sul palo e ha favorito quindi il ribatti da parte del compagno. Di nuovo la pressione dei Diablos in questo momento, attenti però a perdere palla. Caputo va ad avanzare in posizione centrale, si sposta palla sul sinistro, molto bravo Murano a togliere palla cadendo a terra. Caputo torna da Brancaccio che va con il destro forte verso la porta che non trova.
Gestione palla nelle retrovie per i Diablos, atterrato Stolder in maniera fallosa da parte di Caputo. Punizione allora per i Diablos. Sul pallone Vitulli. Primo fallo. Tulli scarica per Stolder, vedremo se è uno schema forse. Prova ad impostare ancora scambi continui tra i due con Stolder che ruota a modi satellite intorno allo stesso Vitulli. Farias, bene lo scarico ancora per Vitulli, dialogano i due, non riesce. Bravo a fermare Morfè e allora si riparte da rullo. Conte, Morfè. Ancora scambi tra questi ultimi due interpreti. Ora palla a Brancaccio. Caccio va in avanti per Caputo. Buono lo stop, riesce a girarsi. Situazione di 3 contro 1 che si sciupa. Allora Farias in contropiede. Signore accumulativo, Fischia un fallo l'arbitro ed è ammonito Caputo per quel che si intende falli cumulativi nei confronti di Farias. Va lui sul pallone, a fianco c'è Vitulli, i due dialogano. Tutte punizioni che arrivano dalla stessa parte di campo, posizione identica rispetto a quella dove ha trovato il gol De Crescenzo al primo tempo. Va Farias col destro, pallone che termina sul fondo. La prossima cambio Samuele. Si riparte da Brancaccio, ora Morfè in avanti per Caputo. Caricato e calciato anche da Farias che viene richiamato per l'intervento falloso. Pallone ora affidato ai piedi proprio di Caputo. Parte Caputo col destro. Destro raso terra che finisce lontano. Si era comunque disteso Salice. Vitulli sulla fascia sinistra va, prova con il piede mancino. Conclusione che termina sul fondo, niente da fare. Si riparte quindi da Brancaccio, cambi in atto. Rientra il protagonista del match De Crescenzo. Non è che termina fuori, ancora possesso per gli spacciati. Va in avanti, prova per De Crescenzo. Caricato da Vitulli, prova a girarsi. Bravo Stolder a raddoppiare, recupera il pallone. Va in transizione, va con il destro. Pallone che termina sul fondo. Ora gestione palla affidata a De Crescenzo. Poi Conte. Quindi Brancaccio. Lancio in avanti. Prova per De Crescenzo, prova a spizzare di testa. Non riesce a coordinarsi bene con il tempo. Pallone che arriva ora a Vitulli. Vitulli va col destro, murato bene da Rigò. Caputo tutto solo in avanti, recuperato perfettamente da Murano. Non riesce a spazzare. E poi Vitulli va con il pallonetto che termina fuori. Era una trama interessante, sicuramente molto ottimista, che non ha pagato. Grazie. L'arbitro richiama all'ordine, si riparte quindi ora da Brancaccio. Pallone in avanti, ancora per De Crescenzo. Serve il suggerimento e la sovrapposizione di Conte. Ancora Brancaccio per Caputo. Ottima parata di Salice che poi si fa aiutare dal palo che nega la gioia del vantaggio a Caputo.
rimessa da ribattere. Non salire pure tu, che cosa non sai fare? Andà, sei di genio là. Movimento, ok, vai. Vai. Solder va in ripartenza, non si intende bene con Farias, pallone che ritorna quindi ora agli spacciati. De Crescenzo lo addomestica molto bene dietro per Arrigo, ora a Brancaccio. Errore di Brancaccio che poi rimedia mettendoci la faccia dopo la grande conclusione da parte di Farias. Solder sul pallone, si muove in aria il subentrato Palumbo. Palumbo che aveva trovato anche un tunnel tra le gambe di Brancaccio, palla che poi capitola De Caro che non riesce ad andare in maniera positiva in porta, trovando nient'altro che il fondo. Allora ora si ritorna a Murano. Palumbo ancora con la suola, serve Stolder prova il suggerimento largo per De Caro che non riesce. Allora De Crescenzo va con il destro, murato bene da Murano. Conte battuta per Caputo la muove con la suola, va alla conclusione, perde ancora una volta gli occhiali. Palla Murano, si riprende il gioco, non si erano capiti le due squadre. Palumbo aveva provato lo scavetto con il sinistro che termina alto, altra occasione pericolosissima, risultato comunque che rimane bloccato sull'1-0. Bravo Stolder a allontanare la palla in fallo laterale. Conte barra De Crescenzo in aria, poi ancora Conte, ci aveva provato con il destro, pallone che termina largo al lato. Mentre in campo Vitulli, cambio con Murano tra le file dei Diablos. Stolder con il possesso palla dalle retrovie, ora affidato a Salice, ancora a Stolder, ancora a Salice, pardon. De Caro trova in mezzo Palumbo, ottima la sponda proprio per Stolder che riesce a far salire i suoi. Si sposta il pallone, ancora Palumbo prova a rimetterlo in mezzo, niente da fare, ben murato dalla difesa e quindi si riparte da Caputo con il no look per Conte, triangolo poi con Brancaccio e ancora Caputo prova a macinare chilometri sulla fascia, viene però fermato. Arrigo si affida a Brancaccio, palla in avanti, Stolder ha provato ad andare con il destro dalla tre quarti, molto bravo Brancaccio a respingere, altra occasione per i Diablos che per ora si fanno sentire. Palumbo prova ad andare direttamente in porta, paga Dazio con questa scelta, Caputo solo, ottima parata di Salice che si distende a terra. Arrigo ha provato ad andare in porta, ha trovato la deviazione di un compagno e quindi ancora altra occasione per gli spacciati, ritmi altissimi in questa fase di gioco con un corner che può essere forse preziosissimo. Caputo vara De Crescenzo, ben pressato da Vitulli che però non riesce a evitare la rimessa avversaria. Prova a girarsi Morfè va con il destro, Morfè con il gol del 2-1 si gira in maniera meravigliosa al limite dell'area e poi trova il destro a battere Salice, c'è quindi il vantaggio degli spacciati 2-1 siglato con la firma di Morfè.
Ora partita che si fa difficile per i Diablos. Manca relativamente poco alla fine della partita. Abbiamo intorno ai 5 minuti di gioco ancora. E interpretazione della gara che per ora diventa sicuramente difficile per i Diablos, in svantaggio, che devono stare molto attenti a non aggravare la situazione, ma allo stesso tempo devono trovare le misure giuste per scoprirsi e cercare di pareggiare il risultato. Ora Stolder sul destro, Stolder va con il destro, l'arbitro indica il corner. Stolder ci aveva provato direttamente da calcio d'angolo con il sinistro a girare. Niente da fare, pallone che termina sul fondo. Caputo torna dietro da Arrigo. Arrigo in una posizione un po' scomoda, riesce a saltare con successo Palumbo. Ora Morfè, l'autore del gol che sta mandando in vantaggio gli spacciati. Attenzione qui alla triangolazione che alla fine si chiude con Arrigo e che riesce a conquistare anche il corner. Sotto le notevoli proteste da parte di Vitulli, che voleva una rimessa dal fondo da parte del suo portiere. Morfè ancora col destro, niente gioia personale con la doppietta. De Caro ad impostare da dietro, trova Stolder in mezzo. Stolder, bene ad allargare per Vitulli. Vitulli va col destro, ritrova Stolder. Stolder! Occasione sclamorosa! Sprecata da Stolder, anzi evitata, salvata da parte di Brancaccio che ha toccato il pallone e regala quindi un corner. Ma che occasione per... Vitulli! Arriva il gol del pareggio, arriva il 2-2, siglato da Vitulli dopo il miracolo di Brancaccio. Stavolta non può nulla il portiere degli spacciati. Ottima conclusione da fuori area sui sviluppi di un corner da parte del giocatore dei Diablos, e quindi il risultato che ritorna ancora una volta in parità. Appena esce la vuoi, mister, appena esce di fare il campo. Palla ora a Morfè, escono molto bene gli spacciati, con Morfè che prova addirittura ad andare in porta. Trama che alla fine però non si concretizza e quindi si ritorna da Salice con la battuta dal fondo. Ora è affidato alla gestione di Stolder. Ora a Palumbo, prova a spostarlo in avanti. Molto bravo Morfè. Rigò prova ad andare con il sinistro, niente da fare, mura bene Vitulli usando il corpo. Non si tendono Palumbo e Morano, stessa cosa accade tra Rullo e De Crescenzo, e quindi pallone che ritorna in possesso dei Diablos come se nulla fosse successo. Salice Palumbo, niente da fare. Allora De Crescenzo si sposta il pallone sulla destra, forse troppo bravo Stolder a recuperare il pallone, quindi Vitulli, scavetto per Palumbo. Non ci sono fischi e quindi si riparte ora da Morfè. Ci mette un piede più che una pezza Stolder. Morfè, arriva la battuta verso Rullo. Ancora pallone per gli spacciati. Lo fai sulla laterale. Vabbè, Rullo che prova ad andare in porta. Pallone fuori di un soffio sulla sinistra. Altra occasione preziosissima per gli spacciati, che sono andati vicinissimi al terzo vantaggio della gara. Ora Palumbo, bravo a respingere distendendosi a terra Brancaccio. Stolder va da Vitulli. Ora Palumbo,
trova il no look per Vitulli, anticipato bene da Morfè, ma è comunque pallone di Ablos. Ancora Vitulli, la gioca bene con la suola di spalle per Palumbo, poi Stolder dialoga con Murano, ancora Palumbo prova un suggerimento a memoria verso la sinistra. Stolder tutto solo a gestire il pallone da ultimo uomo, riesce addirittura a superarlo, va in attacco, si scontra con la zona di Palumbo. Rullo bene a sventare in fallo laterale. Vitulli va da Palumbo. Scambi tra i due. Vitulli lamentava un fallo di mani che non arriva. Pallone che ripartirà da Brancaccio. Rullo. Finisce a terra Vitulli sulla pressione offensiva di De Crescenzo. Pallone quindi che ritorna ora ai Diablos. Ultimi minuti di gara. Quanto manca? Mancano 4. Grazie. Ultimi 4 minuti di gara come specificato dall'arbitro. Risultato al momento bloccato sul 2-2. Murano aveva provato il suggerimento in verticale per Stolder, non crede abbastanza il giocatore dei Diablos nella verticalizzazione che aveva attraversato tutti gli uomini della squadra avversaria. Pallone che riparte ora da Rigò, in avanti per De Crescenzo. De Crescenzo incassa i colpi di Vitulli, sposta il pallone con la suola, riesce in qualche modo a vincere il duello, poi molto bravo Stolder a proteggere il pallone. Vitulli sposta bene il pallone della suola, con la suola poi lo perde e regala quindi il possesso a Caputo con il sinistro, pallone sul fondo e ancora quindi Salice, ritmi che ora diventano infuocati. Murano va con il destro, bravissimo Brancaccio, e poi arriva sulla ribattuta Farias. 2 gol fotocopia a quanto era successo precedentemente, nato di nuovo da una ribattuta, e questa volta Farias porta in avanti i suoi. Allo scadere del match mancano circa 3 minuti. Presa comoda di Salice. Farias prova a scappare in avanti. A Rigò riesce a mantenere il possesso. Vedremo se sarà l'arrembaggio finale da parte degli spacciati. Bravo De Crescenzo a servire sull'esterno. Rullo, molto bravo Salice a toccare il pallone. Ragazzi fuori! A sventare un'occasione molto pericolosa. A Rigò dialoga con Caputo. Caputo si sposta palla, va con il destro, pallone sul fondo. Murano prova ad andare largo per Farias, non ci riesce, trova Caputo sulla strada. Salice, ora Murano in avanti per Farias, duella con Arrigo, riesce a mantenere il possesso. Diablos che in questo momento si accontentano di far scorrere il cronometro. Murano ancora per Farias, Farias tutto solo. Torna da Vitulli, che va da Stolder, poi Vitulli. In avanti per Farias. Bravo Arrigo a sventare. Si gioca al rimbalzo qui a centrocampo. Pallone che capitola tre piedi di Rullo, che prova ad andare con il destro. Pallone che termina sul fondo. Nel frattempo il cronometro continua a scorrere. La Clessidra in questo momento premia i Diablos. Farias con un suggerimento di prima verso un ipotetico Stolder che però si trova dall'altra parte di campo. De Crescenzo con il sinistro, niente da fare, si riparte da Salice.
Pallone in verticale verso Farias, che aveva toccato la sfera, ma niente da fare. Difatti Brancaccio può far ripartire i suoi. Bene in avanti Vitulli, molto bravo a gestire il pallone, forse però con un tocco sfortunato, e quindi regala un corner. Tutti. Caputo va alla battuta rapida in mezzo, non c'è nulla, indica la palla all'arbitro. Nel frattempo è a terra Rullo. Dopo il check al VAR, l'arbitro assegna la rimessa dal fondo e quindi specifica che non c'è rigore. Ultimo minuto di gioco, come specificato ora dall'arbitro. Era fondo. Pallone quindi per gli spacciati, che provano un assalto finale negli ultimi 60 secondi di gioco. Tutti in avanti, anche Morfei in avanti. Suggerisce male a rigore, ora Vitulli, non si tende bene per Farias. Bravissimo Farias a tenere forse in campo un pallone che però per l'arbitro era uscito. E quindi si riparte da Brancaccio, va in avanti. Vitulli lascia scorrere. Salice. Vitulli va con un lancio in profondità. Provano a sprecare il cronometro. Ora i Diablos, che mantengono il possesso del pallone. Allora ancora Stolder prova a danzare. Raddoppiato. Non si intende Vitulli con Stolder. E quindi c'è un assalto finale per gli spacciati con De Crescenzo. Porta il pallone con la suola, poi si gira. Bravissimo Farias a spostare il pallone in fallo laterale. Allora Morfè, ancora arriva Vitulli. Ultima azione della partita, il giudice di gara con il fischietto. Presa di Salice, arriva il triplice fischio dell'arbitro. Diablos che completano la rimonta e vincono la partita per 3-2. Decisiva la rete finale di Farias. Riusciamo a pescare Farias con titolo anche di migliore in campo. Grazie. Allora, cosa, partita di sofferenza, cosa è successo nel corso della partita, che ha visto in svantaggio due volte e poi alla fine recuperare? A prescindere abbiamo giocato bene sia prima che secondo tempo, poi infatti abbiamo subito due gol non abbastanza, cioè erano un po' due gol stupidi, infatti poi ci siamo messi a testa e pensieri e abbiamo vinto questa partita. Ok, il gol che ha sancito il 3-2 è arrivato su una ribattuta, sì. Una trama già vista con il gol in precedenza del 2 pari. Vitulli nel frattempo arriva un po' a disturbare l'intervista, sì, del compagno. Stessi gol, ma l'importante è essere cinici, perché sennò un'altra persona poteva anche sbagliare. Quanto è stato importante quindi essere opportunisti al fine di questa gara? Molto. L'importante è essere positivi anche nel corso di altre partite, perché Se non diciamo questa, stiamo ancora a terra mentalmente, quindi possiamo rialzarci e vincere anche le altre. Domanda finale, vittoria molto importante contro i primi in classifica, sì. Questo vi dà morale sicuramente, sì, per sì, le prossime. Molto morale. Bene, grazie mille a Farias. Grazie a voi.